Beppe Grillo. La cosa che risulta a me a sentire loro in questo momento è che siamo di fronte a delle persone preparate, intelligenti, per bene e che sanno la materia. Quindi io rimango stupito quando in televisione, vedendo anche ieri sera a Ballarò, l'apparizione, che ormai sono apparizioni, di un nostro del Movimento 5 Stelle, quindi che è qua seduto, che non dirò chi è, per ragioni. Va bene, Di Battista. E, ho visto poi, quando ha finito un bellissimo intervento, in un'atmosfera di studio vergognosa, e questi risolini, c'era questo container che ridacchiava e questo piccolo giornalista, piccolo uomo messo lì da De Benedetti che conduceva la trasmissione, ha parlato di scontrini, avete fatto più scontrini che politica, queste cose qua. E io avrei voluto dire a questo piccolissimo uomo messo lì da De Benedetti, se aveva in mano lo scontrino di De Benedetti quando ha preso 650 milioni dal Monte dei Paschi di Siena. Però sono cose che si pensano. E come avete visto, sono talk show inutili, completamente inutili. Se non fosse stato per Di Battista, che ha ravvivato un po' il dibattito facendo un'ottima figura, ma noi non dobbiamo più dimostrare chi siamo, noi siamo quello che siamo. Io sono il meno preparato qua a parlarvi di queste cose. Ci hanno detto qualsiasi cosa, al contrario di tutto. È un mondo alla rovescia, come sembra un libro di Calvino. Lo devi guardare alla rovescia. Oggi ho qua una dichiarazione che mi sembra interessante, visto che siamo a Roma e che stanno succedendo cose che in effetti poi si sapevano da qualche anno. Ma io so come finirà questa roba qua, come Wikileaks, con migliaia di cose, telefonate, intercettazioni, bambini morti, metteranno dentro, mischieranno l'informazione finché questa depressione informatica prenderà la maggior parte degli italiani e si supererà anche questo. Qui non bisogna commissariare o sciogliere il comune di Roma, secondo me bisognerebbe sciogliere i cittadini. E la telefonata che vi voglio dire, sono quattro righe pubblicate adesso dal Fatto, è una telefonata molto importante, perché a noi hanno attaccato quando non abbiamo fatto alleanze, quando Bersani faceva, questo veniva da noi e poi dai perché non fate, ancora oggi mi sento dire, ma perché non avete fatto, dovevate, eravate lì, ce l'avevate in mano la cosa. E allora a spiegare, guardate che poi Bersani voleva 15 senatori, voleva governare col centro-sinistra senza di noi. Questo prenderci sempre così come dei dilettanti allo sbaraglio, in fondo avete preso il 25%, cosa volete che sia, la gente si è sbagliata, dateci 15 senatori, governiamo noi che siamo i professionisti della politica. Questo sempre snobbare il movimento e continuare a snobbare. Se parlate con gli inservienti, le persone che lavorano qua, e chiedete chi sono i più preparati, chi se ne vanno a mezzanotte, chi studiano negli uffici, vi dicono che sono loro. Quindi noi abbiamo superato questa fase dello scontrino, abbiamo fatto degli errori, ma la telefonata è per me un motivo di gioia, di per noi, non per me, ma per tutti noi, un motivo di orgoglio, di grande orgoglio, perché la telefonata è da questo Salvatore Buzzi, patrone delle cooperative rosse, che si aggiudicavano gli appalti sugli appalti sugli appalti, subappalti, subappalti. Parla con questo Massimo Carminati, ex terrorista italiano, esponente del gruppo avversivo, non trovo neanche queste persone, neofascista, nuclei armati, rivoluzionari, criminali, comune, affiliato all'organizzazione malavitosa dei commerciali, no, del romana, della banda della Magliana. Buzzi dice, alle elezioni quando abbiamo preso il 25%, no? Il problema è che non ci siamo più noi, non ci stiamo più noi. Noi non ci stiamo più. È una cosa incredibile, dice. Grillo è riuscito a distruggere il PD. Ora, questa frase, queste tre frasi qua sono molto importanti, perché non ci stiamo più.
Se Grillo vince, il PD non c'è, e non essendoci il PD, non ci siamo neanche noi, con i nostri appalti, con i nostri subappalti. È molto importante questa cosa qua. E allora noi, la nostra struttura politica è sempre stata integra, siamo andati sempre avanti, noi non ci siamo dentro questa kermesse di ma non è neanche rubare, non siamo, sono andati oltre, si sono spartiti tutto, no, almeno si sentono dibattiti su qualsiasi cosa, dibattiti sulla spartizione, su milioni, sui rom, i contro rom. Tenete presente che lo stesso Maroni, quando questo con il maglioncino nella notte, questo felpa nella notte, che dice delle cose anche sgradevoli su di me, io non ho mai parlato di lui, dice, è maglioncino nella notte, dice noi dobbiamo mettere un sindaco, sarebbe bello mettere un sindaco a Roma della Lega. Volevo dire che la Lega è stata 8 anni al governo, ha partecipato alla spartizione dei soldi pubblici, hanno rubato, come diceva il suo tesoriere, sono mancati dei soldi, sono andati anche a questo signore qua, al maglioncino nella notte. Insomma, sono stati 8 anni al governo. Vorrei dirvi che Maroni ha finanziato per la sostenibilità dei nomadi in questa città e nel Lazio circa 32 milioni di euro. È la Lega che c'era dentro, quindi nessuno, ci terei a dirlo, ma non senza invidia, senza cattiveria, ci terei a dire che in questa situazione noi non ci siamo, mi piacerebbe esserci stato, volentieri, perché avremmo spartito un po' di soldi, magari siamo i peggiori, come ho detto in quel videino lì, magari è inutile che noi stiamo a presentare delle cose meravigliose, che adesso dicono tutti, noi le diciamo perché le facciamo, abbiamo dimostrato questo. Gli altri sono in televisione a dire le stesse cose, ma poi non le fanno. Il PD basta, bisogna arrestare tutti i criminali, basta. Renzi, lo chiamo Renzi, non lo chiamo neanche più Bettino, perché è diventato un personaggetto, no? Va lì e dice arrestiamo tutti, basta la cosa. E poi vedi che il suo partito è dentro qualsiasi cosa. Cosa arresti? Chi arresti? Qui arresti un sindaco, arresti un assessore, mandi via quello... Ma la torta è quella che è, insomma. Quindi io non so cosa dirvi ancora per sottolineare che noi siamo geneticamente un po' diversi. Non siamo neanche delle cime, siamo persone abbastanza per bene. Dovremmo essere, se no saremo dei criminali, oltre la criminalità organizzata. Per prendere il 25%, arrivare in Parlamento, metterci 150 parlamentari lì, 17 in Europa, 1500 consiglieri e essere i peggiori, perché ci trattano adesso da peggiori, voi che venite col dire dell'onestà, avete anche voi, perché uno 3 anni fa su Facebook, che era un picchiatore 3 anni fa, ha detto che avrebbe forse aperto un meetup in una zona del caso. Allora, siamo peggiori? Siamo i peggiori? Siamo i peggiori, allora dateci il voto, visto che avete in Italia è sempre stato votato il meno peggio, siamo i peggio, abbiamo mistificato una realtà, ci siamo finti onesti, siamo peggio degli altri, ma qui non è un problema di andare a governare, io che funzione ho qua, sono morto sul giornale, mi sono reincarnato già 2 o 3 volte. Io chi sono? Sono uno che cerca di dare una mano, do una mano, non ho una carriera politica, non ho fatto i soldi. Quindi se togli i soldi, la carriera politica, come nel nostro piccolo programma, togli o lo fai per passione o non lo fai. Cioè tutte le nostre sequenze che ci avete preso per il culo, io vorrei anche una vostra posizione ogni tanto, una volta, che abbiamo iniziato qualcosa, che abbiamo fatto cambiare la politica in Italia, assolutamente la politica in Italia. Sono andati in Europa un paio di volte, 2 o 3 volte, e abbiamo contro tutti, ovviamente, noi che proponiamo un referendum sull'euro, ma non è che abbiamo proposto un referendum sull'euro, siamo andati in Europa con 7 punti, cosa che vi siete dimenticati, dobbiamo uscire dal fiscal compact, il 3%, togliere il pareggio in bilancio in Costituzione, gli euro bond, avevamo i nostri programmi, non l'hanno neanche preso in considerazione, non ci è andata una commissione come qua. Non ci è andata una presidenza di commissione, una vicepresidenza come qua. Ero io testimone a Bruxelles, c'era la riunione plenaria e c'era la votazione per nominare il vicepresidente del Parlamento.
spettava a noi, come regola. Ovviamente non ce l'hanno data, si è presentato uno e è andato il voto all'uno. Ma dato che c'era uno solo, il candidato, hanno dovuto fare le elezioni lo stesso, il voto elettronico, e Schulz ha detto una cosa fantastica. Se non hai una mente un po' del comico, non le percepisci. È andato lì e ha detto, va bene, allora si vota perché si deve votare la prassi, ma è uno solo. Sì, sì, ma votiamo, allora, e cosa votiamo? O votiamo sì o uscite. Chi non vota sì esce. Quindi non c'era il no. Hanno votato e è stato eletto all'unanimità. E sono cose sconcertanti per le democrazie che lì erano tutte rappresentate. Qui la democrazia che cosa non si riesce neanche a capire cosa è diventata. Sono parole vuote, non va più a votare nessuno. E noi abbiamo fatto questo errore, è un nostro errore, ci siamo impastati dentro. Ci siamo impastati, la gente mi ferma, ma anche voi siete, voi politici, siete voi politici. E questo è un grave, forse errore nostro, forse in media, forse un po' l'informazione un po' deviata, che ci ha fatto entrare. Quando mi fanno vedere a me in televisione, mi fanno vedere con i leader. Io non sono candidato leader, non sono. Io vorrei che voi capiste che adesso l'apertura è stata a 5 persone, che è condivisa da quasi tutti, poi saranno 10, 15, 20, 40. Ma e quando si andrà, la gente capirà, i cittadini capiranno che non voteranno Grillo. Perché Grillo può cambiare idea domani, come hanno fatto tutti in 40-50 anni di politica. Quando voti una persona poi ti tradisce fino all'ultimo. Allora voteranno un pensiero, una rivoluzione culturale, un mondo diverso che propone il Movimento 5 Stelle. Siamo una comunità, l'abbiamo dimostrato. Allora una volta si votava mica nata, votavi il PC. Perché il PC era l'idea di mondo diverso da quello che erano le destre in quel periodo lì. E questo è un'idea di mondo diverso. È di ritornare a progettare un mondo che è diverso da quello che ci appare, perché qui no, il piano B è questo, ce l'avete davanti il piano B, non ce ne sono altri. Non ce ne sono altri, perché la Lega non è un piano B. E Salvini è stato messo lì per togliere noi dal contesto del dialogo politico. Avete visto che quando è entrato lui siamo spariti noi. E poi quando non ci saranno più i media su di lui, cosa succederà? Io non ce l'ho con Salvini, per l'amor di Dio. Ma è uno che ha fatto parte dell'establishment per 7-8 anni, ha preso i soldi, se li spartisce, li prende ancora. Ha la moglie che è ricoverata alla regione Lombardia. Cioè, di che cosa parliamo? Io non ho nessun interesse personale nel movimento, non ce n'ho interessi di soldi, di mettere i miei figli, mia moglie dentro, non ce n'ho. Io sono in seconda battuta. Sono in seconda battuta e rimarrò lì a garanzia di quelle 4-5 regole che ci sono. Se non le rispetti, mi dispiace, ti voglio bene, ma esci fuori, tutto lì. Perché non riuscite a capire questo concetto? E qual è la dittatura che io vengo qua a fare il dittatore con loro? Cosa gli dico? Sanno moltissime cose che io non so. Come faccio a imporre una mia linea politica della gente così? Che sa molto più di me nelle commissioni, io non so niente, io vengo 3-4 volte qua, sono impressionato e me ne vado, perché sono veramente impressionato da com'è diventato il clima qua dentro, in questo palazzo dove ormai il concetto di democrazia, libertà non c'è più, c'è un Parlamento non nominato, un Presidente del Consiglio che è uno messo lì, lo sapete benissimo che cos'è Renzi è messo lì. Lo sapete benissimo tutti dentro di voi, perché poi quando voi giornalisti venite e mi parlate nell'orecchio, cambiate completamente personalità. E dite, dai, vai avanti così, fai finta di niente, vai avanti. E magari mai hai scritto un articolo di merda il giorno prima. Fate così. Noi siamo anche un po' in prima linea per voi. Quindi il mio rapporto con la stampa è quello che è. Me lo sono creato anch'io, per l'amor di Dio. Io non voglio avere rapporti perché non credo più in una stampa che possa rivedere un po' la situazione. Ormai si va al mercenarismo più bieco, quindi capisco che è per la pagnotta, per il lavoro, e va bene. Però dovete fare anche un salto, perché noi adesso proporremo due cose interessanti. Il 13 andiamo a raccogliere le firme. E non è detto, come dice Felpa nella notte. Felpa nella notte va in Europa, quella poche volte che c'è stata, mi sembra una, e dice che il referendum è una presa in giro,
è una perdita di tempo, una presa in giro, perché non si può fare il referendum. Non è che noi improvvisiamo, abbiamo degli studi legali che sono molto importanti e molto seri. Se ci fosse la minima possibilità di non farlo, non l'avremmo fatto. Non è che ci mettiamo in piazza a raccogliere 3 milioni di firme e portarle in Parlamento così. Lo facciamo perché c'è un referendum consultivo, è già stato fatto con una legge che modifica la Costituzione, si può fare, è stato fatto nell'89, modificheremo leggermente la Costituzione con una legge e vedremo se con 3 milioni di firme in Parlamento, e si discuteranno, perché anche se la Costituzione non prevede la discussione di una legge popolare in Parlamento, beh, vedremo chi è d'accordo per uscire dall'euro e chi no. Ci sono partiti come la Lega e Forza Italia che hanno impostato delle campagne per uscire dall'euro. Ora, se cambiano idea di nuovo loro, allora avete di fronte della gente a cui non va data nessun tipo di credibilità. Noi andiamo avanti e chi lo sa che non portiamo a casa un risultato storico. Quindi io sono pronto adesso a rispondere, siamo pronti a rispondere a delle domande. Sì, vedete che sono calmo. Siamo con le domande, allora il TG1 Mazzola. Okay. Microfono. Una, quella su Salvini ha già risposto al commento, la replica a lui. Un'altra, lei ha citato le 5 persone che Di Battista, Di Maio, insomma, che tengono i rapporti tra lei e gli altri. La domanda è, non sembra, hanno delle competenze, no? Hanno delle deleghe, almeno così è uscito, non è un po' una segreteria del partito? Cioè non è un passo indietro rispetto alla democrazia diretta? No, guardi, noi, io ho proposto 5 persone di mia fiducia, di stima, ma ce ne sono decine nel movimento. E poi abbiamo messo ai voti, siete d'accordo sì o no? Hanno votato in 36.000, 37.000 persone, hanno detto siamo d'accordo. Ma tra noi non credo che siano emerse delle invidie, perché ripeto, è una questione transitoria. 5, 10, 15, 20, 40 è l'inizio di qualcosa, bisogna iniziare con qualcosa. L'inizio è quello di delegare un po' di responsabilità, perché il movimento è diventato una roba gigantesca, quindi tenere allora loro non hanno i rapporti con me oltre che con me, ce l'hanno sul territorio, andranno dai sindaci nelle città, andranno a trovare gli attivisti nei meetup, avranno questo. Io non posso più farlo, l'ho fatto per anni, non c'ho più la forza di prendere di nuovo un camper e girarmi in Italia per gli attivi, lo faranno loro, e loro sono fuori, perché il 13 saranno nei banchetti a raccogliere le firme, e magari saranno a Livorno, andranno nei comuni, andranno dove riteranno opportuno a ricucire magari dei rapporti, capite? È un esperimento di iperdemocrazia questa qua, non vedetela sempre come qualcosa che cala dall'alto. Io veramente devo sempre rispondervi di questa cosa qui, che io non vi capisco, perché non cade dall'alto niente, facciamo le votazioni su tutto. Se c'è gente che è stata espulsa, è stata votata due volte, prima da chi li ha votati, poi dagli attivisti e poi dai parlamentari, non prendo iniziative io. È chiaro che io ho 4 regole e un foglio firmato di codice di comportamento, se non lo fai, se sei a favore di un inceneritore, io non ti posso dire sei a favore dell'inceneritore, stai nel movimento, se sei a favore di altre cose, se vuoi fare la sanità privata, la scuola privata, non devi stare nel movimento. Io cerco di far rispettare queste piccole regole, ma mi sembrano semplici. Non c'è altro, non abbiamo dei titoli, se no rischiamo di essere un partito, mettiamo i capi bastone, abbiamo le sedi, non abbiamo sedi, non abbiamo nulla, abbiamo delle persone parlamentari che sono per la strada. Noi siamo entrati dentro una struttura che non prevedeva un movimento dentro, guardate che è strutturata in modo che se non sei un partito, ci obbligheranno, vedrete, faranno una legge per obbligarci a diventare un partito, non se prendere i soldi, avere un tesoriere, noi non possiamo essere, dobbiamo uscire da lì, stare lì ma uscire ogni tanto, come stanno facendo loro sabato e domenica, se non sono a fare qualche cosa in Parlamento, alla Camera, al Senato, sono per la strada, sono in mezzo ai cittadini, ci vado anch'io. Questa è, non dobbiamo più, dobbiamo capire che la natura nostra è quella. E siamo entrati dentro una struttura che siamo un corpo estraneo, che cerca di espellerci, ma non ce la fanno a espellerci.
ce l'hanno fatta fino adesso, ci hanno messo in un angolo col 25, è chiaro che la gente dice ma non avete fatto niente, hai ragione, non abbiamo fatto niente, guarda, hai perfettamente ragione, però sii curioso, dico, sii curioso, per favore, sii un po' curioso, vai un po' a vedere, no, magari non fidarti solo del TG1, del TG2, di Canale 5, dei giornali, vai un po' a vedere oltre, cerca un po', intanto poi vai un po' in rete, ma io la rete, se non vai in rete non prendi neanche la pensione il prossimo anno. Se non vai in rete non riesci neanche a pagare l'IMU, se non vai in rete devi andare in banca attraverso la rete. Quindi la rete ormai è una questione, è un telefonino, è una tecnologia semplice anche per uno di 80 anni. Qual è il problema? Qual è il problema? Che dobbiamo avere questa televisione, la televisione. La televisione va bene per l'intrattenimento, va bene per vedere un filmetto ogni tanto, ma una coscienza della realtà te la formi con altri. Sì, io dico alla gente, devi essere curioso, fai il giornalista di te stesso, vai a vedere una notizia qual è, vai a vedere perché quando parla uno non lo fanno mai parlare, ci sono dei sottotitoli, chi li mette quei sottotitoli? È una curiosità, vai a vedere un giornale di chi è, il giornale? Il mio giornale della città, il Secolo XIX, il 90% dei genovesi non sa che degli Agnelli l'ha comprato la famiglia Agnelli, non lo sanno. E allora se compro la famiglia Agnelli, se il tuo giornale è comprato da una banca, e chiaramente vai a vedere che su quella banca lì magari non dirà mai la totale verità perché è il proprietario. Cioè, ma sono cose semplici. Io queste cose le dico da 25 anni, non sono cambiato e voglio fare politica, non so neanche cosa vuol dire fare politica, perché l'ho sempre fatta politica. Quando andavo sul palco e parlavo dell'idrogeno, parlavo delle stampanti 3D, facevo politica, e io facevo politica come vivevo, facevo politica perché mi sono fatto un impianto fotovoltaico, il primo in Europa, il primo in Italia, da privato, ero curioso. Siate curiosi, la curiosità è una meraviglia. E allora perché io devo rispondere a sempre le stesse domande? Sei depresso? Cioè mi rincorrono davanti a casa mia con sei depresso, sei stanco, sei stanco. Io, cari giornalisti, io risponderò e vi risponderò in modo che voi siate contenti, che il vostro editore sia contento. Quindi qualsiasi cosa voi mi domandiate, io risponderò e spero che il vostro editore, in modo che il vostro editore sia anche contento. Non quello che penso veramente, ma quello che pensa l'editore, va benissimo. Intanto poi mi strugge dirvelo, ve lo ribadisco un attimo, la professione del giornalista non c'è più, mi dispiace dirvelo, non c'è più, no, forse non c'è mai stato. Cos'è il giornalismo? È dare un senso critico alla gente, ma oggi con la rete puoi avere un senso critico. Gli editori sono ragazzi di 17 anni, 15, che pubblicano delle cose. Poi sta a te vedere qual è la palla, qual è la verità, sta a te sceglierti una persona di cui hai fiducia. Noi siamo stati i primi, siamo nati in rete a vedere il fenomeno della rete, ma in Italia, se vai a vedere i parametri della rete, siamo 40esimi, 50esimi, 80esimi sulla velocità. Io mi ricordo che la prima volta che sono andato alla SIP, si chiamava SIP, la Telecom, una grande azienda, ci prendevamo per il culo, c'era Biagio Agnes, c'era Pascale detto Opposatore, che faceva, Pascale Opposatore aveva i quadri finti, le maniglie d'oro, e faceva il pittore a New York, erano i baluardi di Stato, però l'azienda era una signora azienda con 100.000 miliardi di vecchie lire di immobili, col più grande parco automobilistico d'Europa, con società che funzionavano alla grande, e aveva cablato tutta l'Italia, perché forse voi non lo sapete, ma il progetto Socrate da 12.000 miliardi delle vecchie lire fatte da quei signori là, erano la cablatura della fibra ottica in tutta Italia. Noi oggi potremmo avere una velocità di 100 megabit al secondo, ma stiamo scherzando. E dove sono le fibre? Si sono perse le mappe, hanno distrutto le mappe di dove passavano le fibre. Quindi da decenni noi siamo in mano a questa gente qua, al PD, al PDL, ma vi sembra normale che un partito che si definisce contro il crimine, contro la cosa, faccia insieme a un partito dove il suo fondatore dell'Utri è in galera per associazione mafiosa? Ma quando mai? Stanno parlando di Costituzione, di informare la Costituzione, di leggi elettorali. Dai, abbiamo superato. Abbiamo superato anche il modo di
il vomito, abbiamo superato la rabbia, io che ero il più arrabbiato del mondo, non riesco più neanche a arrabbiare, e anche tu, l'ho visto ieri Alessandro, non eri neanche arrabbiato, la tenevi dentro questa tua rabbia, ce l'hai, ce la dobbiamo mantenere questa rabbia, ma non serve neanche più, non serve neanche più perché siamo ormai un paese lì, messo lì. E vediamo questa gente che gira qua con delle idee da latte, hanno delle idee da latte come i denti, che cadono, dici qualcosa non sanno niente, non sanno niente dell'energia, non sanno cos'è un cogeneratore, un trigeneratore, non sanno cos'è l'energia condivisa, non sanno cos'è il futuro, un'idea piccola di futuro, non la sentirete mai da questa gente qua. Ma come mai? Come mai? Non è questa la politica, parlare di conti, di soldi, di conti. A me non interessa che uno rubi. Non mi interessa più che uno ruba, ma il marcio vero è la corruzione mentale, è questo falso pensiero che circola sempre, questa coscienza sporca. Chi se ne frega se ruba uno, ma se mi fa un capolavoro, Giulio Cesare poteva rubare, chi se ne frega, era Giulio Cesare. Ma questi qui non sono né Giulio Cesare, sono ladretti di quarto tipo, ladretti. Fanno appalti e subappalti con i mafiosi, devi andare a tavola, ho visto la cena con il nostro ministro del lavoro messo lì, con quelli che dicono, che favola, ha visto, me immagino il dialogo così, ma non li frequento io penso a quanta gente criminale ho frequentato nella mia carriera di artista, se mi è concesso chiamarmi così. Quante foto ci avrò con Totò Occulto, quante foto ci avrò con o Guapariel, quante foto nelle discoteche di notte giravano, quante ne avrò? Ma io non ho mai, ma se io avessi un incarico istituzionale, lo faccio adesso io, che quando mi propongono una foto con qualcuno, io faccio sempre l'espressione come se il magistrato mi chiamasse e mi dicesse, non lo conoscevo, guardi, Allora, io mi preoccupo che se i miei figli possono avere un lavoro tramite me, guai! Mi preoccupo che il mio avvocato non difenda delle cose che possono vedere un conflitto di interesse. Io, che non ho nessun incarico istituzionale, penso se fossi un ministro. Ma io do una cena e prendo 10.000 euro da queste merde qua. Prendo queste merde e prendo 10.000 euro. E noi ce lo menano con la ricevuta e la ricevutina. 10.000, noi vogliamo i nomi, adesso dicono che daranno i nomi della famosa cena, perché le tre mafie, le quattro mafie sono incazzate, perché non è possibile che quelli diano 10.000, magari si può incazzare la mafia che ne vuole dare 20.000 o l'andrangheta che ne vuole dare 25.000. Allora, quando io sono andato a Palermo, ho parlato della mafia, che dicevo proveniva da Roma da 20 anni, non era una roba da inventare, un uomo che ha scoperto, non scoprivo niente. La mafia, non c'è, la parola mafia ci depista, la parola mafia ci depista, perché ci ricorda qualcosa che non c'è più, non c'è veramente più la mafia. Io voglio sottolineare che oggi un'associazione mafiosa formata da commercialisti, banchieri, politici, uomini d'affari, magistrati, poliziotti, non c'è neanche il mafioso. Allora, scusatemi, a volte mi scaldo, ma io se dico delle cose che non hanno senso, ditemelo per piacere, sono qua apposta, ditemelo, perché è inutile che mi rincoriate sotto casa con i miei figli, come dei Walking Dead, sono a vostra disposizione, parlo di qualsiasi cosa, non ho mai sfuggito a nessuna. Allora, sentiamo. Beh, no, io ho finito, grazie. No, allora c'è Agostini, Rai News, e poi magari Giandotti, DG3, magari raccogliamo un po' di domande così. Prego. Senta Grillo, lei è convinto che si stia per andare alle elezioni? Scusi? È convinto che si andrà a votare presto, anche la sua in fondo è una nuova campagna elettorale? Non lo so, ma siamo pronti. Ci piacerebbe. No, lei è convinto che Renzi, per esempio, in questa situazione abbia una... la via di uscita che veda è quella delle elezioni? Non lo so, non le so rispondere, perché sono strategie che non solo mi coinvolgono. Noi siamo pronti, noi vorremmo capire, ma con una democrazia dove va a votare ormai il 30% e prende il 40%. Allora, si parla delle elezioni come metodo democratico, ma cosa sono diventate, signora? Si parla adesso che le elezioni del Lazio siano state truccate.
Probabilmente lo sono, se vediamo queste telefonate e questi inserimenti, io sono propeso, senza prova, a dire sicuramente sono truccate. E chi mi dice che non siano state truccate anche le europee? Non voglio essere quello che si attacca perché ha perso o non ha perso, ma io mi ricordo quei momenti lì, me li ricordo. Neanche il PD, c'è un discorso dell'Ebete che dice che volevano andare, era già contento a prendere un punto più di noi, se vi ricordate. Quindi i bookmaker ci davano vincenti, scommettevano sulla perdita della borsa. Addirittura Soros è andato a Ballarò a dire state attenti al Movimento 5 Stelle perché se vanno su crolla la borsa, lo spread andrà giù, andrà su, state, vi ricordate? Perché lui aveva degli investimenti immobiliari in Italia. Soros era quello che gestiva il sistema informatico del voto negli Stati Uniti e anche nel nostro, perché c'è un punto... Non accuso niente, io vi dico come funziona. C'è un punto dove le procure, quando mandano i risultati al Ministero degli Interni, si passa dal cartaceo al digitale. Quel momento lì non c'è una società esterna che controlla. La società che ha fatto questo era quella di Soros. Va bene, punto. Non voglio pensare così, ma se io leggo queste robe qua, se ormai dentro... io mi ricordo quando veni la prima volta, parliamo di 10 anni fa, c'era Marrazzo presidente di questa regione, parlavamo di rifiuti alla regione Lazio, sono andato io con i cittadini, portato esperti, scienziati, di parlare cosa esce da un inceneritore, microparticelle, meno. Alla fine il consigliere regionale, non mi ricordo più, si è alzato e alla popolazione ha detto non me dovete romper cazzo, o famo l'inceneritore o famo. Questo era il livello della politica di 10 anni fa. Io c'era uno con, ho preso 4 Nobel, ma guardando è il suo amico, cioè, questo era già questo. Noi siamo a questi livelli qua. Allora, ci parlano attraverso i talk show di televisione, ma non sanno cos'è un VAT, cos'è una cogenerazione, sanno pochissime cose. Il programma sull'energia, che è la civiltà, se mi è concesso. Vabbè, scusi, sono le domande. C'è il TG3, no, Gianlo. Non sono capace. A proposito di senso critico, prima parlava dell'intervento di via di Pizzarotti a Ballarò, ha usato parole su... è stato un lapsus di Di Battista, perché parlando del conduttore, insomma, ha detto nomino, lo dice lei, parole sue, che parlava della questione della politica degli scontrini. Lei ha detto è finita quella stagione. In realtà le ricordo che Pizzarotti domenica a Parma ha detto proprio questo, dobbiamo farla finita con... no, ecco, volevo sapere cosa ne guardi, pensa. Vorrei dirle questo: Obama, Putin hanno delle correnti contrarie interne, si immagini che ce l'hanno loro. Noi più che correnti ostili abbiamo degli spifferi, sono piccoli spifferi. È denaro pubblico, gli scontrini, noi rendicontiamo perché quello è denaro pubblico. La razza per cui noi restituiamo, perché quello è uno spreco e quello spreco deve essere restituito ai cittadini, per cui noi rendicontiamo scontrino per scontrino, in quanto quel denaro non è il nostro, quella è la nostra serietà, perché non lo fanno gli altri partiti? Questo voi dovete andare a chiedere, è chiaro o no? Noi abbiamo fatto una promessa e quella promessa è rigorosamente mantenuta, a costo di mettere in mezzo anche il garante, perché deve garantire la promessa che noi abbiamo fatto dai fatti. E tu? No, ma volevo, Grillo, volevo solo sapere questo. No, sì, volevo. Siamo fuori. E poi volevo fare un'altra domanda, Irola. Abbia pazienza, volevo fare un'altra domanda. Volevo solo sapere perché alla fine avete rifiutato. Non rispondiamo alla domanda. Allora, continuiamo con le domande. E la giunta che saluta è c'era Monica Goggi del TGCOM, grazie. Perché, prego Monica. Prego. Ha ragione. Poi davvero gentilmente la conferenza stampa è sull'euro, quindi certo. Rimaniamo in tema, per favore. Esattamente, infatti volevo ritornare proprio su questo tema e sulla risposta a Salvini, perché lei prima
ha detto Salvini, insomma non è vero quello che dice Salvini, qui non stiamo perdendo tempo, questa è una proposta serissima, faremo una proposta per modificare la Costituzione, però per fare una cosa del genere, per fare una legge di modifica costituzionale serve, come dire, un accordo tra tutti i partiti di maggioranza, non è una cosa, come dire, che si può organizzare dall'oggi al domani. Lei l'ha visto, perché avendo frequentato i palazzi si sa che una cosa del genere è di una complicazione assoluta, a meno che appunto non si pensi che la maggioranza è formata da un solo unico grande partito, che è appunto il Movimento 5 Stelle. Ora io mi rendo conto che magari questo, come dire, è l'obiettivo finale, però voglio sapere quali sono appunto realmente i prossimi step e come si farà per, ecco, magari se non vuole rispondere Beppe Grillo, qualcuno lui, no? E portare, scusi, noi abbiamo le leggi popolari, okay? Ancora con la nuova, con la vecchia legge ci vogliono 50.000 firme per portare una legge popolare in Parlamento. Il Parlamento non ha l'obbligo di menzionarla, di discuterla, non c'è l'obbligo costituzionale, infatti si ricorda le 350.000 firme per mandare via i malavitosi dal Parlamento, fare due legislature e il voto di preferenza in nella legge elettorale, ce le hanno cassate senza neanche darci una spiegazione, perché non, no. Questa, noi portiamo 3 milioni di firme, ma adesso la condizione è diversa, abbiamo 150 parlamentari, sono ancora 150? Sì, va bene, abbiamo 150. Allora, abbiamo 150 parlamentari e costringeremo alla discussione di questo. Per fare il referendum occorre, ora io non ho, ditemi se sbaglio, o i tre quarti del Parlamento o il 50% più la maggioranza relativa. Ora, dato che dei partiti come Forza Italia e come la Lega ha basato una campagna politica fuori dall'euro, va bene? È alleato con una persona che vuole uscire dall'euro. In Francia, va bene? Allora vediamo, io chiedo umilmente, senza cose, se c'è un referendum da farlo, non è il nostro, l'abbiamo proposto noi, ma poteva proporlo a chiunque, l'avremmo firmato anche noi, se queste persone sono disposte ad appoggiare questa cosa, perché uno è fattibile, e ve lo dicono i nostri studi di avvocati che sono lì e sono i migliori d'Italia, due è, si può fare, e tre vediamo se hanno la faccia di dire siamo contro, perché se sono contro allora vuol dire che hanno preso per il culo in tutta la loro campagna politica milioni di italiani. C'è anche Forza Italia, quindi chi lo sa che non succeda che noi potremo avere o i tre quarti del Parlamento, oppure chissà che non succeda, perché anche una parte del PD è favorevole a uscire dall'euro. Questo non è un problema politico di partiti interni, di movimenti interni, è un problema di dire agli italiani che cosa vogliono nei prossimi 20 anni, o hanno la responsabilità di dirlo chiaramente in faccia, o se no si assumeranno loro le responsabilità. Io sono, abbiamo la coscienza molto tranquilla su questa cosa. Martina Proietti, ti prego, prego. Ricordate quando gli ultimi giorni della campagna elettorale del referendum sull'acqua il PD andava nelle piazze negli ultimi giorni dicendo no, lo sosteniamo anche noi il referendum? Io credo che faremo 6 mesi di raccolta firme, quando anche il PD si renderà conto di quanta gente sosterrà l'uscita dall'euro, allora l'appoggerà, perché non potrà fare quello che dice no ai cittadini, e l'ha già dimostrato un referendum importante come era quello dell'acqua. Io credo che succederà la stessa cosa, questa è una scommessa chiaramente, ma secondo me succederà la stessa cosa, di fronte a un sacco di cittadini che per 6 mesi si metteranno in fila a mettere una firma, non potranno che dire sì, è la cosa giusta da fare. Ma qual è l'unico mezzo democratico di questo paese se non fare un referendum? Li fanno in Scozia, li fanno da tutte le parti, li fanno nel Galles, li fanno in Spagna, li fanno da tutte, perché non dovremmo fare un referendum? Perché informiamo, abbiamo un anno di tempo per informare i cittadini, e li informiamo con le domande, risposte, sono temi anche un po' complicati, non li dobbiamo lasciare solo ai bocconiani in televisione. Cioè, voglio dire, è una cosa che informiamo, e poi se i cittadini diranno non possiamo andare, perché non possiamo andare, il problema non è uscire o no dall'euro, il vero problema è uscire il prima possibile dall'euro. Io sono anni che ne parlo, e io ero per il referendum, ero così, dicevo prima portiamo dei punti diversi, usciamo dal fiscal compact, usciamo dai trattati, i trattati sono stati modificati con dei regolamenti, non c'è, se vai nell'articolo 3 del fiscal compact non dice di mettere il pareggio in bilancio in Costituzione, non c'è,
c'è scritto metterlo preferibilmente in Costituzione. Noi l'abbiamo messo in Costituzione e di fatto quella piccola modifica del trattamento, senza dirlo a nessuno, ha impacchettato il nostro sistema fiscale, l'ha impacchettato, non andiamo da nessuna parte, perché la politica è uguale al tuo sistema fiscale. Se non ce l'hai in mano tu, non c'hai in mano la politica del tuo paese. Io voglio il referendum per dire che noi ci dobbiamo riappropriare, oltre che dalla moneta, della politica in Italia. Ce l'hanno usurpata. E che cosa fanno? Adesso spingono a non far andare a votare la gente, perché chi non va a votare, vota. È il voto più pericoloso di tutti chi non va a votare. Confermi quello che ci sono. Quelli che ci sono. E quelli che ci sono questi. Sono questi che prendono un voto di scambio. È la politica che si scambiano, non i soldi. I soldi, me ne batto i coglioni dei soldi. Si comprano i parlamentari e si comprano, ti hanno l'appalto in cambio dei voti. È un voto. Allora, che siano onesti, che li mettano all'asta il voto. Li mettono all'asta. Noi li metteremo all'asta il prossimo anno. Sei d'accordo? Ah, prendiamo un po' di domande perché siamo in chiusura, sono già le 5, dobbiamo poi lasciare la sala. Magari prendo magari 3 domande. Allora c'era il ragazzo della gabbia. No, tu. Mi hanno adesso, adesso sì, io vorrei ritornare all'inizio del suo intervento quando ha parlato dell'inchiesta su Mafia Capitale. Lei ritiene che il comune debba essere sciolto per mafia? Ok, prendiamo altre 2 domande. In questo anno e mezzo di Giunta Marino voi avevate dei rappresentanti sì. In consiglio comunale. Come, insomma, è possibile, vi siete resi conto? Come... Sì, un attimo Beppe, che c'è anche qui Stefania Manco, Corriere d'Italia. Prego. Se riuscite a passare il microfono velocemente, eccolo lì. Grazie. Ok, per il Sud Italia. Allora, dopo l'esperienza fallimentare, soprattutto lo schifo degli ultimi anni della Cassa per il Mezzogiorno, le politiche recenti di sviluppo per il Sud ci hanno fatto credere, o comunque hanno puntato molto sull'aggancio all'Europa, ai fondi europei, che se da una parte sono stati uno strumento di crescita, dall'altro sono stati cavalli di battaglia e dei buchi neri. Le tutte sono state tantissime. Quindi la domanda è questa qua, siccome il Sud è comunque un'area del paese dove le risorse sono sottoutilizzate e utilizzate, e se si utilizzano ne deriverebbe poi anche una crescita per l'intero paese, uscendo dall'euro quali sono i vantaggi? Un attimo, prendiamo altre 2 domande così finiamo il ciclo. Prego, puoi passare il microfono Tuzzo Crea e Maisano così chiudiamo. Prendiamo le domande e poi rispondiamo. Riuscite a passare di là, davanti. Ecco. Grazie. No, in realtà sono 2. Una, mi sono appuntato 2 cose che ha detto Grillo durante la... Insomma, lei ha detto il PD ha preso soldi, no? Durante questa cosa, lo scandalo di Roma, i finanziamenti. Volevo chiederle qual è la forma di controllo che voi attuate per i vostri finanziamenti. Le faccio un esempio. Se Buzzi volesse donare 100.000 euro per Italia 5 Stelle, può farlo? Questa è una domanda. L'altra domanda era, lei parla di spifferi, non c'è una vera dissidenza interna, sono solo spifferi, non sono correnti, ok? Sono spifferi. E le chiedevo, le volevo ricordare che qualcuno, quando lei era in ascesa, insomma, definiva il movimento spifferi, adesso non mi ricordo bene chi, lo cercavo su Google, ma c'era stata questa definizione verso di lei. E l'altra le volevo chiedere, dato che molti nel... Magari 2-5 domande, no, l'ultima di Cuzzo Crea, perché poi la risposta... No, hai fatto già 2 domande. Cuzzo Crea, l'ultima domanda. Okay. Ti prego, perché siamo in chiusura, non lasciamo la sala. Noi non abbiamo, credo, mai avuto 100.000 euro, quindi non è mai successo. E la nostra media dei finanziamenti che riceviamo per fare, non so, i video, le manifestazioni, le cose, sono 15, 20, 30 euro, 50 euro massimo. Chi vuole, perché c'è la privacy, mettiamo i nomi e i cognomi di tutti, come abbiamo sempre messo. Quello che avanza dalle manifestazioni li diamo in base a, per esempio, ai terremotati oppure a altre situazioni. Quindi non si è mai verificato che se uno desse 100.000 euro controlliamo chi è, cosa fa, cosa vuole, mettiamo il nome e cognome, lo si non è, ma non c'è mai successo, ripeto. Non so perché siamo un po' sfigati, ma ci dà massimo. Anzi, quello che ci dà 10 euro è il più incazzato di tutti. Dove sono andati a finire i miei 10 euro? Lei non sa cosa sono i nostri. Poi il re, la seconda che ha detto? Sugli spifferi. Vabbè, ma non sono spifferi. Lì entriamo nel ramo dell'antropologia, non è nel ramo della politica. Ognuno è fatto come è fatto.
e va avanti. Sì, ma se sono spiffi, poi scusami, ma esano, non è un dibattito. Poi c'erano le altre due domande, dai, una era su Roma, seconda domanda, mafia capitale, ah, e l'altra sul sud Italia. Devo fare l'ultima, devo fare quella domanda famosa, non l'ho fatto. Sul Quirinale volevo chiedere, perché lei diceva ci dicono che non abbiamo fatto niente, in realtà facciamo tantissime proposte di legge, noi conosciamo i suoi ragazzi perché lavoriamo insieme a loro tutti i giorni e lo sappiamo che lavorano molto, però il punto è che a volte bisogna trovare degli accordi per arrivare a dei risultati, no? Lo possiamo filmare, no, ma... filmiamo un attimo questo momento, l'abbiamo filmato? No, ma dico, purtroppo per avere dei risultati in Parlamento spesso bisogna fare degli accordi con gli altri partiti, il problema di non portare i risultati è quello. Allora le volevo chiedere, ma una domanda seria, volevo chiederle sul Quirinale se lei ha in mente un percorso per poter incidere sulla scelta del prossimo Presidente della Repubblica. Nell'ultimo caso, quando si è votato per la consulta, voi siete riusciti a incidere sulla scelta della consulta, oltre ad apportare una persona al CSM che avevate scelto voi, la Sciarra è stata eletta anche grazie ai vostri voti. Volevo chiedere se pensa che possa succedere qualcosa del genere per il nuovo Presidente della Repubblica, visto che prossimamente si voterà. Cioè, se voi pensate di poter fare un accordo in qualche modo, no, su un nome proposto anche da altri. Se la persona... E noi abbiamo fatto le quirinarie votando, scegliendo delle persone, poi avendo fatto tutta una serie di constatazioni in base al numero di voti, si ricorda, finché abbiamo candidato poi una persona che non era del nostro movimento, faceva parte di un'area piuttosto di sinistra, che era Rodotà, se si ricorda. Noi se faremo questo procedimento, poi se da destra a sinistra, sotto, sopra... si fa il nome di una persona che non è mai stata nei partiti, che non ha carichi strani di amministrazioni strane, che è una persona considerevole, per bene, tutto, non avremo nessun problema a votare. No, non c'è un problema in questo senso. Ma non deve essere una roba che è spinta da e non abbia le caratteristiche, poi, insomma, deve essere al di fuori di questo pantano, assolutamente questo. C'era la domanda sul Sud Italia. Ecco, quella lì, io, se si ricorda, 5 anni fa, con l'ex Bonanima Luigi De Magistris siamo andati su, perché Luigi ci aveva un po' conquistato tutti, se si ricorda, questo magistrato contro tutti, insomma. E quindi io mi sono anche impegnato sui palchi personalmente a farlo votare, ha preso un sacco di voti, e per essere eletto parlamentare europeo, se vi ricordate, nel posto più giusto per lui, perché era al bilancio, quindi che avrebbe controllato i flussi di denaro che arrivavano in Italia, soprattutto nella sua regione, nelle 3 regioni dove sparivano i soldi. Quindi chi meglio di lui nel posto più giusto del mondo? Eravamo tutti talmente felici, poi antropologicamente siamo diversi, lui preferiva fare altre cose, coi voti così, si è candidato poi sindaco, ha avuto il suo percorso che lascio a voi giudicare. Però eravamo andati là e avevamo visto dove vanno a finire i fondi pubblici. I fondi pubblici che sono i nostri poi, no? Noi diamo 15, ce ne sono 9, 6, vanno, ma vanno con un criterio che se lo vedi, dici è impossibile, perché il 90% vanno a parastatali, statali e parastatali, aziende grosse. Il piccolo ha difficoltà estreme e burocratiche di prendere i soldi, e poi vai a vedere chi sono, nomi, cognomi e progetto, non c'è assolutamente nulla. C'è per esempio Infrastrutture SPA, progetto Cinzia, 4 milioni, e io fammi conoscere Cinzia, grazie. 4 milioni, Cinzia, sì. Allora non c'è un responsabile, allora il problema che abbiamo sempre rilevato, è un po' di trasparenza, dei soldi, chi è responsabile, nome, cognome, dove vanno, chi è lui il responsabile in Italia di quei fondi lì. Chi li prende, si mette, come facciamo noi con le rendicontazioni, si mettono soldi in modo chiaro, semplice, online, e chiunque, qualsiasi cittadino, perché sono i suoi soldi. Allora, certo. Guarda signora, io volevo risponderle facendole un piccolissimo esempio. Innanzitutto questo governo ha voluto istituire un'agenzia per il Mezzogiorno per aiutare le regioni del Mezzogiorno a spendere quei soldi.
ma la nomina del presidente è frutto da mesi di dibattimento politico perché si vede che ci sono enormi interessi. Quando ieri c'è stato l'eccellente intervento del collega Di Battista Ballarò, dopo pochi minuti ha replicato il presidente Vendola, che con una filippica filosofica è arrivato poi a dire che noi sbagliamo, il movimento sbaglia perché si oppone agli altri elevandosi a essere superiori, troppo puliti, quando invece probabilmente dovrebbe dialogare con chi? Con chi spreca quei soldi, con chi se li spartisce in mazzette, compresi i fondi europei, perché è di quello che si parla. Anche lì la politica ci ha messo le mani, perché anziché fare un'agenzia per il mezzogiorno per aiutare i funzionari a spendere quei soldi, si dice al funzionario, dal momento che Renzi vuole semplificare e vuole togliere dalle mani, vuole liberare le mani un po' della burocrazia e le imprese, si tira per l'orecchio il funzionario e gli si dice di chiamare il funzionario in Piemonte e chiedergli come si fa a prendere questi soldi. Se non si vuole fare è perché quei soldi sono già indirizzati a qualcun altro. Tant'è che per questa agenzia, ad esempio, si stava pensando di mettere lì chi è stato alla presidenza dell'ente autonomo Fiera del Levante, che ha provocato buchi di 5 milioni per anni. E allora, se c'è questo intento, è perché quei soldi non si devono spendere e il Sud non si deve rialzare. Tant'è che in questa ultima legge di stabilità, a fronte di una norma strutturale che decontribuiva il lavoro sia INPS che INAIL, ne hanno inserita un'altra, eliminando questa, che varrà solo per il 2015, e a fronte di 1 miliardo di spese immesse ne se ne prendono 2, perché tolgono anche i fondi di coesione. Per cui se c'è la volontà politica, allora si possono spendere anche bene i soldi al Sud, si può liberare il Sud dalla logica delle grandi imprese che non gli appartengono, perché il Sud ha la vocazione agricola e turistica, è quello che sanno fare. L'aggancio all'Europa in realtà è soltanto... Sono quelli. Quando io sento il presidente della Commissione Azzollini, non più tardi di ieri, in Commissione Bilancio, avere l'assenso di tutta la Commissione, Partito Democratico e Forza Italia, a dire che al Sud basta anche l'investimento delle sole prospezioni per le trivellazioni, tanto poi si trovano una pozzanghera, non le fanno, non ha senso, non fa niente. Quello non è investimento, quello è debito pubblico per rubare. Quello è debito pubblico per rubare. E io non posso ascoltare un presidente di commissione fare queste affermazioni e ricevere il plauso del resto dei colleghi, perché questi parlano del nulla. E questa è la dinamica. E solo questa, quindi bisogna liberare proprio tutto il sistema Italia da questa politica, è l'unica strada maestra. E quando la collega dice come fate voi con i finanziamenti, esattamente come facciamo con noi, perché ora c'è Barbara Lezzi, c'è Di Battista, Airola, Castelli, possono fare solo 2 mandati, poi se ne vanno, perché se sono stati contattati non avranno più potere ed è giusto che non l'abbiano più, perché è così. Beppe, c'era l'ultima domanda, Beppe, su Mafia Capitale. Beppe, la domanda era su cosa vogliamo fare con loro. Era la tua prima domanda. No, io sono proprio, oltre allo scioglimento, una piccola disintegrazione del Consiglio e mettere pro tempore una specie di commissario del Movimento 5 Stelle, perché io credo che sia l'unica, chiamiamola forza politica, in grado di garantire almeno un po' di fiducia. Era un po' di fiducia, quindi mettere lì pro tempore una specie di commissario, è brutto perché sono, ma una persona votata da noi, da tutti, e stia lì a vedere come vanno le cose, poi se ne andrà a tempo. Questa mi sembra una cosa, anche perché siamo gli unici che non entriamo in questa spartizione qua, che ci vuoi mettere sempre gli stessi, dai. Sì, tutta dalla rete, se si mette ai voti, noi presenteremo dei candidati, saranno votati, magari invece uno che può fare a tempore un po' le veci di Alice nel Paese delle Meraviglie. Grazie, la conferenza stampa è chiusa, grazie. Va bene. Bravo, siamo.